Signori, bentrovati. Sono molto emozionato perché questa è una puntata speciale, perché in effetti dopo un po' di tempo torno a parlare di rasatura tradizionale, ritorno con le recensioni, ritorno con i miei approfondimenti e lo faccio in questo mio angolino della rasatura tradizionale. Ne approfitto tra l'altro per farvi vedere l'apparecchiatura che ho testé approntato, perché insomma, ci sono state alcune variazioni nel set di riprese, ma bando alle ciance, voglio ripartire questa mia rubrica dedicata alla rasatura tradizionale recensendo un prodotto da banco, un prodotto da supermercato, che quindi relativamente comune, che però mi sono accorto fino ad oggi non avevo mai recensito, cioè la linea blu della ProRaso. Avevo già messo in ammollo il mio pennello, questo qui è un Simpson, ovviamente in tasso, questo qui è un Best Badger H1, quindi piuttosto piccolo come dimensioni. Andiamo a inumidirci il volto. Partiamo dunque dal prebarba. Premetto che lo utilizzo per la prima volta insieme a voi. Io in passato avevo utilizzato soltanto il balsamo dopo barba della linea blu, ma mai la crema, il sapone da barba, né tantomeno il prebarba, che è una novità relativamente recente. Tra tutte le fragranze delle linee ordinarie, quelle da supermercato, quella blu, quella che personalmente gradisco di meno, perché quella secondo me è più moderna, è fresca, ecco. Il colore si associa bene anche alla fragranza, perché è una fragranza che richiama il mare, richiama le note acquatiche, richiama le note ozonate. Andiamo a prelevare il nostro prebarba. E quindi a massaggiare il volto. È una fragranza comunque non particolarmente invasiva, quindi insomma, indipendentemente che piaccia o meno, non è così invasiva come il ProRaso verde, che comunque a me piace molto. Il prebarba è molto cremoso, addirittura quasi oleoso, segno che probabilmente ha anche una buona azione proprio lubrificante della lama. Come rasoio utilizzerò questo Mercur C41, è un open comb, è un pettine aperto come potete vedere, perché la barba, vedete, è una barba già abbastanza lunga, perché credo che abbia circa 4 giorni. Lo abbinerò a delle lamette Bolzano. Andiamo dunque adesso a conoscere questo sapone. ProRaso, la linea blu, in realtà vedete un blu molto scuro, quasi grigio, un blu grigio, un blu petrolio potrei dire. Superformula, laboratorio Ludovico Martelli, qui c'è la firma di Ludovico Martelli, è in tubetto perché c'è al momento soltanto in tubetto, un tubetto d'alluminio, non c'è il vasetto, quindi il sapone solido insomma, in realtà è sempre una crema, una pasta. E ecco qui, lo andiamo a mettere un pochettino nella nostra ciotola per il montaggio, io uso una Fine, e andiamo dunque a montarlo. Mentre si monta emerge la fragranza, note ozoniche, note acquatiche, note marine. Ed ecco qua, quindi andiamo ad applicare il nostro sapone. E andiamo quindi con la prima passata.
Allora, la prima passata è andata magnificamente, adesso faccio una seconda passata in contropelo. Allora, lamette e rasoio fantastici. Devo dire che anche il dopobarba, scusatemi, il sapone mi sembra estremamente scorrevole, quindi lascia passare molto bene la lama, è anche ben protettivo, quindi ecco, mi sono trovato per ora molto bene. Il dopobarba già lo conosco, ma ora poi ve ne parlo più nel dettaglio. Tampono con l'asciugamano, ecco qua. E a questo punto andiamo ad applicare il nostro dopobarba. In questo caso, appunto, è un balsamo protettivo, la cui fragranza qui è ancora più lieve, più flebile rispetto al prebarba. E questo è un vantaggio, soprattutto per chi usa poi i profumi, perché è una fragranza praticamente quasi assente, guardate, quasi assente. Quindi quasi è un dopobarba quasi neutro, molto emolliente, lo vedete, quindi ovviamente privo di alcol. Molto emolliente, questa azione lenitiva ed emolliente. E a questo punto, volendo, possiamo applicare anche un profumo. In questo caso decido di abbinare l'acqua di Colonia Russa dell'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella. Eccola qui. Ah, meraviglia! Riordiniamo un poco la barba, riordiniamo un poco anche i baffi, poi volendo ci si può mettere un po' di cera, un po' di fissante, quello ne parlerò in altre puntate. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me, avermi tenuto compagnia in questa sbarbata. È una linea. Il vantaggio di questa linea è che è economica, molto protettiva, molto. Ecco, la caratteristica che ho notato io è che è molto lubrificante, sia per quanto riguarda il prebarba, sia per quanto riguarda il sapone. La fragranza c'è, ma è soprattutto sul prebarba e sul sapone, non tanto sul dopobarba. Ed è una fragranza fortunatamente poco invasiva, quindi si può abbinare benissimo anche a dei profumi. Grazie ancora per avermi seguito in questa puntata. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete anche dei consigli per allestire meglio il set, per farvi vedere meglio, insomma, tutto il processo, i prodotti, eccetera. Scrivetemelo nei commenti. Grazie infinite. Ci vediamo, se vi va, nelle prossime puntate. Ciao, a presto.